Dal giorno di Pasquetta, quando alle 6 del mattino circa si è avvertito il forte boato che ha accompagnato il crollo del palazzo Lo Iacono Maraventano, la preoccupazione sulla situazione del centro storico, in particolar modo della zona del Duomo, con annessa proprio la cattedrale di San Gerlando, non accenna ad arrestarsi e non solo tra i residenti. Tuttavia spesso ci si dimentica di affrontare un altro argomento fortemente legato al rischio crolli, e cioè la questione via di fuga. Se ne discute tra le righe dal 2005 anche intorno a tavoli tecnici che hanno messo a confronto numerose istituzioni, comprese Protezione Civile e Sovrintendenza. Sono state redatte proposte progettuali, ma ancora nulla di concreto, se non per quel che riguarda l'ultima stesura della via di fuga, che a partire da piazza Don Minzoni si snoda lungo la salita Seminario, via Oblati, via Garibaldi, il quartiere del Rabato, Santa Croce, fino a raggiungere la sottostante via 25 Aprile, con un viadotto in curva. E proprio sul percorso della via di fuga interviene il consigliere comunale Giuseppe Salcedo, che sottolinea come il progetto prevede in primo luogo la demolizione di architetture di grande pregio, lo stravolgimento della struttura urbana medievale caratterizzata da cortili, vicoli, scalinate ancora vissuti dalla popolazione, alteri l'assetto morfologico del suolo e la configurazione spaziale dei luoghi. Mi viene spontaneo affermare, sostiene Salcedo, che prevedere una via di fuga che attraversi l'interno del centro storico, la discesa Seminario con pendenze tornante da Brivido, è una follia. Le cose più difficili si progettano esclusivamente ad Agrigento. Il tracciato della via di fuga va modificato, comporta grossi rischi idrogeologici e di alterazione dell'assetto morfologico del suolo, afferma Salcedo, che continua. Per prima cosa è necessario che le istituzioni capiscano e comprendano il concetto della parola via di fuga, che nel dizionario italiano significa salvezza da un grave pericolo, oppure trovare soluzioni possibili per uscire da situazioni molto difficili. Benissimo, soprattutto anche per la sua posizione strategica.